Cernigoi per la sua relazione corposa è molto stimolante. Invito tutti quanti ad approfondire questi argomenti perché la questione dell'infiltrazione è molto importante per capire quelli che sono stati i movimenti, soprattutto degli anni 60-70. Oggi c'è l'infiltrazione in altri movimenti, magari a livello occidentale molto poco perché ormai sono stati distrutti tutti i partiti, quei pochi partiti che rimangono sono portatori praticamente del nulla, come i pochi partiti comunisti come quello di Rizzo, il PCI senza puntini e quant'altro. D'altronde poi tutti gli altri partiti istituzionali non hanno bisogno di infiltrazione perché sono l'infiltrazione effettivamente. Quindi mi sembra abbastanza chiaro. Comunque, proseguiamo con la serie di relazioni. Adesso abbiamo Adriana Alessandra Kersevan, l'internazionalismo proletario, il caso degli operai dei cantieri navali. Simone Falcone. Simone Falcone. Buonasera, siamo un po' tardi e cercherò di rimanere nei tempi. È un argomento secondo me che è importante. È un argomento che secondo me è molto importante perché è uno dei concetti fondamentali del comunismo. È un concetto fondamentale nella storia del movimento operaio, non solo per la parola d'ordine del manifesto di Marx ed Engels, proletari di tutti i paesi unitevi, ma anche per la storia della rivoluzione bolscevica. Abbiamo sentito prima che il canto tipico dei comunisti è proprio l'internazionale. La rivoluzione bolscevica è nata proprio nelle intemperie della Grande Guerra Imperialista 1914-18. Si potrebbero qui ricordare alcuni importanti provvedimenti internazionalisti e antiimperialisti conseguenti alla rivoluzione, come la denuncia e pubblicazione di patti segreti tra governi, quali l'accordo Sykes-Picot, che rivelò i progetti franco-britannici di divisione e spartizione delle spoglie dell'Impero Ottomano, accordo da cui nascono anche al giorno d'oggi le guerre del Medio Oriente. Pervasa da un internazionalismo fu la stessa Costituzione sovietica del 1918 che prevedeva un riconoscimento dei diritti dei popoli all'autodeterminazione. Al giorno d'oggi quello legato all'internazionalismo è un sentimento sempre meno presente nel pensiero e nella pratica politica. Eppure sarebbe l'unica strategia per affrontare il momento drammatico che stiamo vivendo nel mondo. Essendo la mia una relazione di tipo storico, non posso entrare in un'analisi della situazione attuale. Mi limito a ricordare le guerre che dalla fine dell'Unione Sovietica si sono moltiplicate per la ridefinizione del potere a livello mondiale e gli epocali spostamenti di popolazione che ne conseguono e che stanno alimentando a livello di massa, purtroppo anche tra il proletariato, e che sta, dei paesi di più antico sviluppo capitalistico, sentimenti razzisti e di violenta difesa nazionalista. Manca ormai una visione di solidarietà di classe e anche in coloro che si riconoscono ancora i valori della sinistra, si è diffuso piuttosto un atteggiamento di solidarietà, diciamo così, caritatevole, di aiuto nei difficili frangenti della migrazione. Che non sposta di un millimetro le cause che generano questa drammatica situazione. Il capitale è sempre usato il nazionalismo come arma per vincere la lotta di classe e la storia della regione al confine orientale d'Italia, in cui io vivo, quella che è stata chiamata Venezia Giulia, diventa anche in riferimento alla rivoluzione bolscevica un esempio emblematico da tanti punti di vista. Uno riguarda proprio la pubblicazione dei patti segreti connessi alla Prima Guerra Mondiale. Infatti i bolscevichi, dopo la presa del Palazzo d'Inverno e la scoperta degli archivi zaristi, resero pubblico anche il Patto di Londra, proprio
Quel trattato segreto concluso nell'aprile del 1915 tra governo italiano e Francia, Gran Bretagna e Russia, la triplice intesa, trattato con il quale l'Italia, abbandonando la neutralità, si impegnava ad entrare in guerra contro Austria e Germania in cambio di ampi compensi territoriali, tra cui il Trentino, il Tirolo Cisalpino, cioè l'Alto Adige, la cosiddetta Venezia Giulia con Istria e alcune isole della Dalmazia. Erano territori solo in parte abitati da italiani e in cui maggioritarie erano altre nazionalità, tedeschi in Alto Adige, sloveni e croati nella Venezia Giulia. Era quello di Londra un trattato segreto dallo spirito chiaramente imperialista, in cui non c'entrava nulla l'unificazione di tutti gli italiani o il quarto risorgimento, come è stata chiamata dagli irredentisti, la prima guerra mondiale. Aver reso pubblico questo trattato da parte dei bolscevichi fu un atto che permise di disvelare ai popoli i metodi truffaldini delle classi al potere e, al di là della propaganda nazionalista che l'aveva accompagnata, quali fossero le vere finalità di quel macello dei popoli che è stata la Grande Guerra. Come risultato della vittoria e in conseguenza di questo patto, l'Italia acquisì, oltre al Trentino Alto Adige, la cosiddetta Venezia Giulia, di cui è importante dare qualche coordinata storico-geografica. È una regione multilingue e multietnica che non esiste storicamente. Il nome è stato inventato nel 1863, cioè in epoca risorgimentale, per mettere un timbro di italianità, Roma, Giulia e Venezia, cioè, su terre abitate in maggioranza da slavi, e così indicare i confini a cui il Regno d'Italia doveva tendere, giustificando le richieste col fatto che la Venezia Giulia fosse appunto una regione italianissima. L'acquisizione avvenne in due momenti, con il Trattato di Rapallo del 1920, che stese i confini oltre Postumia, posto che forse si conosce a causa delle grotte, e che è un confine fino a pochi chilometri da Lubiana, e poi con il Trattato di Roma del 1924, conseguente all'impresa imperialistica costituita dalla marcia sul fiume guidata da D'Annunzio, con il quale fu annessa, con la marcia di fiume, con il Trattato di Roma, fu annessa anche la città del Carnaro, cioè fiume. In questo modo circa 500.000 sloveni e croati diventarono sudditi del Regno d'Italia e come tali sottoposti negli anni successivi e poi soprattutto durante il fascismo a una violenta politica di snazionalizzazione. L'italianizzazione forzata, la repressione culturale, politica, sociale, poliziesca e giudiziaria si accompagnarono a quella economica che ben presto fu messa in atto contro le organizzazioni slovene e croate con la sottrazione e l'accaparramento di banche, cooperative e terre. Fu messa in piedi un ente specifico, l'ente Trevenezie, per commettere tutti questi soprusi. Questa repressione e questo comportamento dello Stato italiano provocò la nascita di organizzazioni che rivendicavano sia l'indipendenza nazionale degli sloveni e l'unione al Regno Jugoslavo, sia migliori condizioni economiche. Nel 1927 nacque il TIGR, acronimo di Trsti, Istria, Gorizia e Rijeka, che tra il 1926 e il 30 mise in atto decine di azioni violente contro squadristi e collaboratori italiani, sloveni e dei fascisti. Per gli sloveni, dunque, l'annessione della Primorska, come essi chiamavano la Venezia Giulia, e il fascismo furono un potente detonatore per il rafforzamento dell'identità nazionale. Le politiche snazionalizzatrici portate avanti dal fascismo ebbero cioè la paradossale conseguenza di aumentare la coscienza identitaria di sloveni e croati. Così i comunisti italiani si trovarono a dover affrontare anche il problema delle nazionalità e del rapporto che dovevano avere con quelli che erano cittadini italiani, ma di lingua, etnia, come si direbbe oggi, ma non si diceva a quel tempo,
di nazionalità diversa da quella italiana. Dai comunisti il problema nazionale era visto in un'ottica di classe. La lotta delle nazionalità oppresse era inserita nella grande lotta contro l'imperialismo e per il socialismo. In una riunione dell'Internazionale fu stabilito un accordo tra i partiti comunisti italiano, jugoslavo e austriaco, austriaco perché una minoranza slovena c'era anche nella Carinzia austriaca, e questo patto, accordo fra i partiti comunisti italiano, jugoslavo e austriaco affermava con decisione il diritto del popolo sloveno all'autodecisione. E cito, anche arrivando alla separazione dagli stati imperialisti della Jugoslavia, dell'Italia e dell'Austria. Analogo diritto spettava ovviamente alle popolazioni di lingua italiana che abitavano in zone miste della regione, che era formata da diverse nazionalità intersecantesi, cioè i comunisti tenevano conto naturalmente dell'importanza del discorso della nazionalità, però lo sottomettevano al discorso della lotta all'imperialismo e della conquista del socialismo. Dicevano, se l'Italia diventerà un paese socialista, sarebbe meglio che gli sloveni stessero con l'Italia socialista. Se la Jugoslavia dovesse diventare un paese socialista, sarebbe meglio che gli italiani stessero in un paese socialista. Cioè, praticamente superavano in modo, con una visione internazionalista e basata sul socialismo, il discorso delle eventuali contrapposizioni nazionali. Questo era particolarmente importante nella Venezia Giulia perché era appunto un territorio in cui italiani, sloveni e croati si convivevano assieme e spesso nella stessa famiglia si trovavano a parlare in tre se non quattro anche lingue diverse con il tedesco eccetera. Questa era anche la situazione di gran parte degli operai italiani, spesso nati da matrimoni misti, parlanti sia l'italiano, in realtà un dialetto veneto oppure il friulano, sia italiano che lo sloveno, e in cui l'identità nazionale non era considerata un elemento importante, era vissuta come un fatto normale, caratteristico della regione. I motivi di questo sentimento erano di tipo storico, sociale e culturale. Gli operai del confine orientale erano vissuti nell'impero austro-ungarico, dove il problema nazionale era gestito in modo da trovare un equilibrio tra le diverse componenti. La socialdemocrazia austro-marxista, diffusa tra i lavoratori, pur riconoscendo l'importanza delle istanze nazionali, dato che l'impero era formato da tante nazionalità, li subordinava agli obiettivi della lotta di classe. Per cui, quando in seguito alla Prima Guerra Mondiale questi territori vennero annessi all'Italia, e soprattutto quando poi nel 22 si impose il fascismo italiano si presentò in queste terre con l'aspetto nazionalista, violento e repressivo, e soprattutto profondamente razzista nei confronti della realtà slovena e delle rivendicazioni operaie. Gran parte della classe operaia di questo territorio era formata proprio da sloveni. La storiografia italiana ha spesso letto la storia di queste terre come scontro di appartenenza nazionale tra slavi e italiani, ma questa è l'impostazione del problema data dagli irredentisti prima e dai nazionalisti e dal fascismo poi. Guardando gli stessi avvenimenti dal punto di vista operaio, vediamo che la stessa definizione di sé come italiano o sloveno spesso era problematica e che il motivo principale della lotta fu di carattere genericamente politico. Una società nuova, un modo diverso di lavorare, la giustizia sociale, l'autogoverno, il rispetto dei popoli, il fare come in Russia. Ecco, questo il fare come in Russia era uno degli elementi che muovevano nell'azione politica. Il mito dell'Unione Sovietica e dell'impero austro-ungarico si fusero nel sogno di una convivenza tra lingue e tradizioni diverse. Questo sentimento internazionalista era nato anche in seguito agli effetti catastrofici della Prima Guerra Mondiale, che in queste terre fu combattuta e che sconvolse il territorio.
Cioè, in questo territorio della Venezia Giulia, in Friuli, la prima guerra mondiale ebbe le stesse conseguenze disastrose che nel resto d'Italia ebbe la seconda guerra mondiale, con la distruzione di interi territori. Fabbriche e case erano distrutte, la gente per anni dormì in baracche e tuguri, i campi erano rovinati, le abitazioni saccheggiate, effetti disastrosi che si moltiplicarono nel dopoguerra, prima con il regime di occupazione. La regione fu trattata dal governo dell'esercito italiano con provvedimenti di tipo coloniale e poi con la violenza dello squadrismo fascista. Al confine orientale, proprio per la compresenza reciprocamente rafforzativa delle due istanze di classe e di difesa nazionale, anche la cronologia è particolare. In Italia parliamo di un biennio rosso che va dal 20 al 21. Qui le cose diventano, come in tutta la storia del territorio, più precoci e di più lunga durata. Dal 1918 al 1921 le lotte sono intense e coinvolgono larghissimi settori della popolazione. Citiamo come esempio la grande rivolta dei marinai austro-ungarici a Cattaro, già il 1 febbraio 1918, e le manifestazioni di marinai e operai all'arsenale di Pola contro la guerra. Tra il maggio 1919 e il settembre 1920 a Trieste ci sono grandi scioperi diretti da operai metallurgici. La sensazione dei lavoratori in lotta è di essere ad una stretta finale. Molti pensano che sia giunto il momento della rivoluzione. Il clima insurrezionale, con scioperi, cortei, assalti e municipi che si susseguono in continuazione e scontri con le prime squadre fasciste che nascono nel 1919 e che dal 20 sono guidate a Trieste dall'irredentista toscano Francesco Giunta, fiorentino mandato sul confine orientale a normalizzare la regione. Si scatena così il cosiddetto fascismo di frontiera, caratterizzato da un violento razzismo antislavo e con l'intento di disciplinare la ribellione operaia. Nel 1920 è giunta ad ordinare a Trieste l'incendio del Balkan, sede delle associazioni slovene della città. È ormai evidente che le squadre pagate dagli imprenditori, fra cui i Kosulic dei cantieri di Trieste e di Monfalcone, hanno come obiettivo la disciplina nelle fabbriche e la lotta contro gli sloveni, che al confine orientale rappresentano un'anomalia per un paese che aveva basato la propria formazione sull'idea del risorgimento e della redenzione di terre definite italianissime, ma che tanto italiane non si dimostravano affatto. Questione nazionale e questione sociale si saldano così in un modo forte e trovano la loro sintesi nelle fabbriche della regione, fabbriche metallurgiche e cantieri navali, che da Muggia a Monfalcone a Pola costituiscono un grande momento di aggregazione di lavoratori sloveni, croati e italiani, quindi un internazionalismo vivente, quotidiano. L'episodio più significativo di questo ciclo di lotte è l'occupazione delle miniere di Albona, Labin in croato, un piccolo centro in territorio croato tra Pola e Fiume, dove nel 1921 i minatori creano il Soviet, la Repubblica di Albona, e autogestiscono la miniera e il paese per ben 35 giorni, coinvolgendo operai, tecnici, famiglie di diversa nazionalità che lì lavorano. Erano croati, sloveni, italiani, tedeschi, cechi, ungheresi. A Monfalcone, sede di uno dei più importanti cantieri italiani ed europei, fondato nel 1907 dagli armatori cosmici di Lussino, il dopoguerra è rovente. Il cantiere navale, che arriverà a contare negli anni 30 oltre 12.000 operai, nel 1921 viene preso d'assalto da squadre pagate dagli armatori, quelli che erano chiamati gli operai a doppia paga, che entrano nello stabilimento gettando bombe che provocheranno un morto e decine di feriti. Il termine sarcastico slavo comunista, con cui per decenni e fino a pochi anni fa, ma ancora si usa, i nazionalisti hanno definito gli antifascisti e quelli che si opponevano ai lunghissimi anni di governo democristiano nel dopoguerra,
Questo termine slavo comunista indica sinteticamente come qui la coesistenza e la identificazione dei due aspetti, lotta di classe e lotta internazionalista, cioè di difesa etnica e antirazzista, abbia costituito un mix formidabile che ha dato alla classe operaia una forza che si è manifestata poi in tutta la sua importanza durante la resistenza, durante la Seconda Guerra Mondiale. Infatti anche l'inizio della resistenza in questa regione è molto precoce, il 1941, mentre per il resto d'Italia la resistenza inizia dopo l'8 settembre del 43. Perché il 41? Perché il 6 aprile del 41 si ha l'aggressione nazifascista al Regno di Jugoslavia, e allora la Jugoslavia era un regno, e si annette il territorio di Lubiana, oltre ad altri territori. Viene celebrato a Trieste in quello stesso anno, davanti al Tribunale Speciale, il cosiddetto secondo processo di Trieste, in cui alla sbarra viene giudicata tutta la classe dirigente slovena di Trieste, di tutti gli orientamenti politici, cristiano-sociali, liberali, comunisti, accomunati dall'accusa di cospirazione ai danni dello Stato. Al termine del processo, in cui sono imputate 60 persone, vengono comminate 9 condanne a morte, di cui la mattina dopo, nel poligono di Opicina, saranno eseguite 5 di queste 9 condanne e oltre 900 anni di carcere. Diventa chiaro che gli sloveni sono perseguitati in quanto sloveni, a prescindere da ogni orientamento politico e da ogni differenza di opinione. È a questo punto che la resistenza a Trieste inizia, ed è una resistenza internazionale, internazionalista, perché accomuna italiani, sloveni e croati. Nel giugno del 41 poi c'è l'attacco all'Unione Sovietica, paese simbolo della liberazione dei popoli, ed è proprio nell'estate del 41 che inizia anche la grande resistenza jugoslava. È in questo scenario che i nuclei familiari di famiglie antifasciste, i cui padri erano stati attivi sin dagli anni 20, iniziano ad agire in modo concreto, iniziando a collaborare attivamente con la nascente appunto resistenza slovena, e abbiamo moltissimi casi di famiglie intere che collaborano con la resistenza slovena, inizialmente cercando di procurare cibo, armi e sostegno, diciamo, di tipo materiale, e poi addirittura anche partecipando alla lotta di liberazione. Una famiglia formidabile fra queste è quella la famiglia dei Fontanot, su cui abbiamo pubblicato un libro straordinario, perché questa famiglia è l'emblema della lotta internazionalista e della lotta all'antifascismo al di là di ogni frontiera, in quanto questa famiglia si divise fra Francia, costretti all'immigrazione come perseguitati, fra Francia e Italia, e parteciparono in maniera attiva, dando anche il contributo di vite che si sacrificarono alla resistenza, sia in Francia sia in Italia. A Nanterre, per esempio, vicino a Parigi, c'è una via dedicata ai fratelli Fontanot, proprio, che sono due fratelli e un cugino Fontanot, morti nella resistenza francese. La cosa interessante è che militarono nel gruppo Manouchian, che era un armeno che aveva messo in piedi una specie di GAP parigino, e questo gruppo Manouchian era formato da operai immigrati in Francia, italiani, polacchi, ebrei, spagnoli, rumeni, cioè di tutte le nazionalità praticamente europee. E questo è una cosa che il governo francese per anni e decenni non aveva voluto riconoscere, e poi negli anni 90 è stato riconosciuto l'importante apporto degli immigrati alla lotta di liberazione francese, perché praticamente, se si tiene conto del forte nazionalismo anche della resistenza francese attraverso De Gaulle eccetera, non si voleva ammettere che gli immigrati avevano contribuito in maniera così forte
alla liberazione della Francia. Un'altra parte della famiglia Fontanotte e tante altre famiglie del territorio di Monfalcone combattono appunto nella resistenza italiana in collaborazione con la resistenza slovena. Ed è a questo punto che cominciano anche dei problemi, perché anche all'interno della resistenza slovena iniziano delle istanze di tipo rivendicazione nazionale. Nel 1944 si forma il governo Tito Subasic, e Subasic era stato un borghese, un nazionalista slavo, jugoslavo. E quindi nella resistenza jugoslava si insinuano anche istanze, diciamo, di tipo nazionalista, e quindi cominciano dei problemi anche di frizione fra resistenti italiani e sloveni e croati. Però tuttavia fino al 44 si ha una grande collaborazione. Nel 1942, per esempio, i comunisti triestini, coordinati dal dirigente Vincenzo Marcon Davila, un operaio triestino, partecipano fra italiani e sloveni alle prime azioni armate nella valle del Vipacco, nel Medio Isonzo, sul Carso, nel Monfalconese e nel territorio triestino, nella zona di Postumia. Nel dicembre del 1942 viene proposto un accordo tra i comunisti sloveni e la federazione del PC per costituire i comitati di unità operaia, organismi di massa di italiani e sloveni che si dovevano battere contro il fascismo. Davila sottoscrive l'accordo, che verrà poi sconfessato nell'estate del 1943, quando i dirigenti comunisti di maggior rilievo e cultura, usciti dalle carceri e tornati dal confino, come Luigi Frausini e Vincenzo Gigante, criticheranno questa decisione di accordo e si porranno maggiori problemi sulla questione del rapporto con gli sloveni. Fra l'altro, Davila verrà fucilato nel 1944 dai suoi stessi compagni con accuse di delazioni mai dimostrate. Si tratta di un episodio dai contorni ancora oscuri, che dimostra il conflitto tra posizioni politiche da tenersi sul problema nazionale all'interno della stessa organizzazione comunista, conseguente anche a una ristretta interpretazione della scelta del PC di operare su un piano interclassista di unità nazionale durante la resistenza. Tuttavia anche Luigi Frausin perderà la vita in quell'anno a causa della delazione di una spia. E per molti anni si sostenne la tesi, e questo dà l'idea di come su questo territorio in cui c'è stata una grandissima resistenza poi il problema nazionale abbia messo una frizione terribile anche fra gli stessi comunisti. Per molti anni si sostenne la tesi che fosse stato eliminato su delazione degli sloveni per le sue posizioni politiche. In realtà questo non è assolutamente dimostrato dal punto di vista storico, sono opinioni, dicerie e sospetti che nacquero a guerra finita, quando alcuni fatti vennero interpretati alla luce del clima di guerra fredda che si era creato e alla luce dei conflitti che laceravano il movimento comunista, in particolare poi il dissidio fra Tito e Stalin, a proposito, sì, la rottura del Cominform, eccetera. Ma nel 1942, con la difficoltà di avere comunicazioni costanti con il centro del partito decimato dalla repressione e con un movimento partigiano già all'attacco, per gli operai di Monfalcone di Trieste la battaglia insieme agli sloveni divenne un dato di fatto. E oltretutto nel 1942 fu lo stesso Togliatti a lanciare un appello dai microfoni di Radio Milano Libertà, dove esaltava l'importanza della lotta di liberazione del popolo sloveno, non solo per la conquista della sua libertà, ma, cito, nell'interesse di tutti noi, di tutto il popolo della penisola. Togliatti incitava dunque a rompere gli indugi e a entrare a far parte di gruppi partigiani sloveni. Questa posizione sarà poi quella assunta ufficialmente
anche dagli organismi dirigenti della Resistenza italiana, il Cilenial d'Italia e il Corpo Volontari della Libertà, che nonostante le smentite del dopoguerra, in tutti i documenti del 44-45 parlano sempre e soltanto di collaborazione con il Movimento di Liberazione delle Formazioni Jugoslave. E questa è una cosa incontrovertibile che però in questi anni, con tutta la propaganda che viene fatta ogni anno il 10 febbraio in occasione della giornata, cosiddetta giornata del ricordo delle foglie dell'esodo, è un dato questo assolutamente che viene travisato, dimenticato, come tante altre cose del resto. Il Cilenial d'Italia, infatti il CVL, ebbero ufficialmente questa posizione di collaborazione con il Movimento di Liberazione Jugoslavo, però sotterraneamente e segretamente quelle forze di cui parlava prima anche Claudia, legate a Sogno che faceva parte del CVL, al generale Raffaele Cadorna che venne imposto dai britannici come comandante del Corpo Volontari della Libertà a Milano, cioè queste forze sotterraneamente, cioè le forze conservatrici e reazionarie che purtroppo fecero parte anche della Resistenza, presenti in questi organismi che dirigevano la Resistenza, opereranno in tutt'altro senso, arrivando ad accordi con tedeschi e repubblichini per contrastare la forte resistenza internazionalista slovena e italiana sviluppatasi nelle terre di confine. Per rompere questo legame internazionalista che dava un'energia fortissima alla Resistenza, furono usati sistemi più spietati. Già nel febbraio del 42, sia quelli polizieschi sia quelli, diciamo, di provocazione sotterranea. Già nel febbraio del 42 viene istituito a Trieste l'Ispettorato Speciale per la Repressione Antipartigiana, che è stato poi studiato da Claudia Cernico e poi proprio, e viene usato anche l'esercito, cioè contro cittadini italiani, perché quelli della Venezia Giulia erano cittadini italiani, viene usato l'esercito, in particolare il 23° Corpo d'Armata al comando del generale Ferrero, con lo scopo di eliminare quelli che venivano chiamati i banditi. La durissima repressione però non basta a domare il forte sentimento di ribellione presente nella classe operaia monfalconese triestina. E all'8 settembre del 43 abbiamo l'episodio più straordinario della lotta di liberazione, poco conosciuto nel resto d'Italia, la formazione di quella che si chiamò la Brigata Proletaria. Da parte di 900 operai usciti spontaneamente il 9 settembre dal cantiere di Monfalcone e unitisi alle formazioni slovene, già operanti da 2 anni sul territorio, per cercare di fermare i nazisti che stavano invadendo il territorio. Ci fu qui la grande battaglia, la prima e forse una delle più importanti battaglie della Resistenza italiana, la battaglia di Gorizia, combattuta da un esercito partigiano formato da operai italiani e sloveni, realizzazione di quell'internazionalismo che aveva impresso un segno così profondo in questo territorio. Si trattò del battesimo di fuoco degli operai diventati combattenti, molti ancora inesperti nell'uso delle armi, ma che avrebbero poi saputo mettere insieme e tenere unite importanti formazioni partigiane come quella che è stata la più grande divisione partigiana italiana, la divisione Garibaldi Natisone. Scusate se io uso questi termini, la più grande, la prima, eccetera, però è vero, è così. La più grande divisione partigiana italiana, la Garibaldi Natisone, comandata appunto da 2 operai del Monfalconese, Mario Fantini Sasso e Giovanni Padoan Vanni, che sarebbero poi stati nel dopoguerra duramente perseguitati, imputati nel grande processo di Pozzus che si svolse qui vicino a Lucca nel 1951-52. E in cui poi Giovanni Padoan Vanni, che era stato il commissario politico di questa divisione, venne condannato come mandante di questo eccidio. Non c'entrava niente, perché nel momento in cui avveniva questo fatto dell'eccidio di Pozzus, lui era
nella foresta di Tarnovo, che stava combattendo e stava subendo un rastrellamento fortissimo da parte dei tedeschi della decima Mass, che era proprio questo rastrellamento, aveva lo scopo della distruzione del nono corpus, di cui la divisione Garibaldi Nantisone era entrata a far parte come dipendenza operativa. Però la Garibaldi Nantisone ha continuato a far sempre parte del corpo volontario della libertà, quindi della resistenza italiana. Il 1944 vide l'intensificarsi della partecipazione alla resistenza degli italiani. Gli sloveni superarono la diffidenza che provavano contro gli italiani che avevano invaso le loro terre con l'esercito, e il pregiudizio anche fu superato perché non furono più identificati tutti come fascisti. E gli italiani riconoscevano agli slavi il ruolo essenziale nella lotta. Intanto cresceva anche la repressione dei tedeschi e il numero delle stragi e delle rappresaglie in seguito ad attentati partigiani. Nel solo aprile del 1944 vennero uccisi a Trieste 123 ostaggi, 72 fucilati al poligono di Opcina per vendicare un attentato ad un cinema in cui erano stati uccisi 7 ufficiali tedeschi, e altri 51 ostaggi in cui entra in funzione il forno crematorio della risiera di San Salvi. Per domarla usarono addirittura un campo di sterminio. Non è un caso appunto che i tedeschi distribuiscano nel 44 tra le truppe il Bandenkampf, il manuale antiguerriglia usato nell'Europa dell'Est, con cui si insegnava a diffidare di ogni contadino, di ogni abitante di villaggio, di tutti quelli che venivano incontrati, perché tutti potevano essere partigiani. E quindi questa resistenza internazionalista fatta da italiani, sloveni e croati assieme, in cui il sentimento fortissimo di classe veniva rinforzato anche dal sentimento di difesa delle nazionalità oppresse, da questo forte sentimento antirazzista, creò un mix, diciamo così, fortissimo, che diede una grande forza a questa resistenza. E quindi sul confine orientale la vicinanza e la comunanza con la lotta di liberazione jugoslava, con le sue istanze di giustizia sociale, crea un clima di speranza e di maggiore fiducia nella possibilità di resistere alla reazione che si stava sviluppando nel resto dell'Italia liberata, comandata da inglesi e americani. In questa situazione però di convivenza di italiani e sloveni si insinua la propaganda razzista e repubblichina per dividere la resistenza, propaganda che trova una buona sponda nelle formazioni partigiane bianche come la Osoppo o il CLN di Trieste, che non comprendeva i comunisti. La contrapposizione etnica divenne così un problema anche all'interno del movimento partigiano, ma nei resistenti di origine operaia, specialmente quelli provenienti dalla zona di Monfalcone, questa propaganda non funzionò e rimase fortissimo il sentimento internazionalista. Questo spiega sia il fenomeno di massa del trasferimento di oltre 2000 famiglie, soprattutto di Monfalcone e dei paesi circostanti, in Jugoslavia, dopo lo stabilirsi del confine nel 1947. Queste famiglie di Monfalcone andarono in Jugoslavia per costruire il socialismo, ma spiega anche la difficoltà dei dirigenti comunisti italiani nel dopoguerra a convincere i militanti ad appoggiare l'annessione della Venezia Giulia all'Italia. Gli operai del Monfalconese avrebbero preferito far parte della Jugoslavia socialista. E questo avrebbe dovuto essere attraverso l'inserimento del territorio come settima federativa. La Jugoslavia era una repubblica federale divisa in sei repubbliche e due regioni autonome, e quindi la Venezia Giulia avrebbe dovuto essere la settima federativa, appunto, nella Jugoslavia di Tito. Purtroppo negli anni successivi la questione nazionale, che aveva dato così tanta forza alla lotta antifascista
di classe per il socialismo in queste terre, ne costituì invece l'elemento disgregante. Non solo a causa dell'operato delle forze reazionarie, che qui avrebbero agito con squadre d'azione armate di tipo fascista, antisegnale della Gladio, la Gladio poi è nata proprio in Friuli Venezia Giulia, e finanziate dal De Gasperiano ufficio zone di confine, azione che portò ad una vera e propria persecuzione dei partigiani di origine operaia e contadina e alla persecuzione, di nuovo, come aveva fatto il fascismo prima, della popolazione di lingua slovena, sia del Goriziano, del Triestino e delle valli del Natisone. Purtroppo, in questa situazione, subentrò anche la divisione all'interno del movimento operaio, conseguente alla rottura del Cominform nel 1948. La divisione tra comunisti, cominformisti e filo-jugoslavi fu devastante, con la definizione staliniana della Jugoslavia e anche togliattiana, purtroppo, come regime titofascista. Gli operai monfalconesi, fedeli alla visione internazionalista, che riconoscevano nel simbolo dell'URSS la patria del socialismo, passarono in maggioranza dalla parte cominformista e ciò creò una lacerazione drammatica con il passato di lotta comune, non solo con gli sloveni e croati, tra cui tanti, fra l'altro, erano rimasti cominformisti e furono poi perseguitati dalla Jugoslavia, diciamo, di Tito, ma tra gli stessi comunisti italiani di questo territorio. E questo un epilogo tragico di una grande storia internazionalista che non è possibile qui analizzare in tutte le sue cause e componenti. Voglio solo sottolineare che la propaganda nazionalista, che è il male anche della situazione attuale nel mondo, ha avuto una parte fondamentale in questo epilogo tragico, insinuandosi nel movimento operaio. Insinuandosi nazionalismo appunto nel movimento operaio. Una riflessione dovrebbe farsi, e so che forse qui dico qualcosa su cui molti non saranno d'accordo, anche rispetto alle scelte del PC con la cosiddetta svolta di Salerno di Togliatti, che mise l'accento sulla funzione nazionale della classe operaia. Linea politica che è stata guida della guerra di liberazione italiana, che se consentì al PC, e io questo riconosco che è una cosa importante, di vincere l'isolamento e di guadagnare un forte prestigio all'interno del paese, costituì tuttavia un elemento ideologico interclassista che avrebbe inquinato il sentire internazionalista del movimento operaio italiano.